Ciotola, complimenti, tanti gol stasera, una buona prestazione, cosa vi serve per portare a casa questa vittoria? Niente, dobbiamo solo continuare così, stiamo giocando bene, non dobbiamo diminuire il ritmo e dovremmo vincere. In bocca al lupo. Antonelli, un brutto primo tempo, troppi gol avete subito, cosa vi serve per rimettere in piedi questa partita? Serve più palla a terra e più passaggi. Dobbiamo essere un po' più concreti, qualche tiro in più. Sì, più rabbia, anche pure più rabbia. Più rabbia anche. Ragazzi, ce la mettiamo tutta. Bocca al lupo. Grazie. Buonasera, siamo qui nel post partita che ha visto affrontarsi Virgin contro Real Mater Dei. La partita è finita 8-0. Dai, già, vado. No, vai. Abbiamo qui due migliori in campo, Carpini e Antonelli. Carpino e Antonelli. Però buttaglia, vero? No, oppure Antonello e Carpini. una buona prestazione. Diciamo che avete. Chiedete scendere in campo. No, avete giocato un buon primo tempo, poi nel secondo tempo siete calati, penso, fisicamente. E questo diciamo che ha penalizzato per tutta la partita. Beh sì, non siamo fisicamente, non siamo adatti a giocare a pallone. Che non ce la facciamo. Aspetti, la faccio fare questa intervista. Vabbè, sono stati più forti loro, perché fisicamente sono più forti tatticamente pure. Siamo un po' egoisti. Questa abbiamo rifatto. Capitano, chi vuole dire questo? Giuseppe Conte, il nostro capitano. Purtroppo ormai ha perso la gamba. Ci dispiace. È stato un piacere, dai. In bocca al lupo per il prossimo. Grazie. Carpino, complimenti a te, autore di tre gol. Mai fatti in vita sua tre gol in una partita. Una buona prestazione da parte ovviamente di tutta, la squadra. Bravo Pastore! Pastore, complimenti a Pastore, un'ottima punizione. Pre-Pastori. Comunque una buona prestazione da parte di tutta la squadra. Insomma. Esatto, detto tutto. Abbiamo giocato bene, il primo tempo non ci siamo sbloccati subito, poi dopo siamo andati bene. Una critica speciale? No, nessuno in particolare. Al Pastore, a me. Al Pastore, la punizione. Bocca al lupo per il presente. Ciao ragazzi.